andando a Bielsko a prendere un telo, un tarp per coprire le gomme che ho comprato, cioè le gomme che ho tolto, almeno per ripararle dall'acqua, no? Sono già nel telo, però le metto anche sotto un tarp. Così almeno rimangano regolari per la prossima, per il prossimo uso. Auream quisquis mediocritate me digit tutus, caret obsoleti sordibus tecti, caret invidenda sobrius aula. Saevius vivis agitatur ingens minus, et censae graviore casu decidum turres, feriunque summos fulgura montes. E quindi le vado a prendere, no? Che devo fare? E poi dovrei regolarmi anche queste casse, sono orribili. Magari mi prendo questo GBL che ho a casa, me lo connetto qua e passo la musica attraverso il telefono, no? E poi prossimamente metterò... Questo è un rumore che si sente della macchina. Confronto alla mini minor che non si sente niente, che è proprio silenziosa, qua si sente, però a me non dispiace, anzi se sono nella mini c'è proprio il silenzio e devo mettere la musica, invece in questa c'è il rumore del motore e so I don't mind, you know what I mean, that's it. Peace and love. E quindi vado a Bielsko, vado a fare questo giretto. Ho comprato anche su Allegro è un po' l'Amazon della Polonia, trovi tantissimo, tutto quello che vuoi a ottimi prezzi, ovviamente solo qui in Polonia. Devo dire che tutto quello che ho comprato fino ad ora non mi sono lamentato. Cos'altro? Sì, è vero che se compri qualche cosa che davvero ti costa poco è molto probabile che ti venga dalla Cina, no? Però basta leggere i commenti, le revisioni, no? I review dei clienti e così bene o male riesci a fare la tua scelta, a fare la tua decisione. E parlando delle gomme, questa qua è l'ultima volta che prendo queste gomme Glob Gum, perché non vanno male, però sono di pasta morbida, cioè non vanno male, e infatti anche con le altre che avevo ho fatto tanti chilometri, è andata benissimo. Ora vediamo con queste, però confronto a quella di scorta che ho, si sente toccando i tacchetti, no? Tastandoli i tacchetti della gomma, si sente che sono, questi sono più morbidi, sono di pasta morbida, invece gli altri sono più duri, sono più tosti, no, come dire, heavy duty, ecco, cioè le gomme per questa macchina in effetti dovrebbero essere heavy duty. E quelle che ho messo adesso sì, hanno la stessa misura, sono nei parametri, tuttavia sono refurbished, sono fatte con gomme usate. E vediamo fino a quanto durano, le userò per l'inverno, le uso per i lunghi tragitti, però quello che c'è è che quando rallenti, no, che vai vicino, insomma sono meno pesanti,
e con questi tacchettoni, quando appunto non c'è fango o neve, non senti questo capito dei tacchetti che girano. Sulla neve vanno bene, sul fango vanno bene, ma se devi fare lunghi percorsi non vanno bene. E quindi ho comprato queste qua, quattro gomme, sono 220 euro, le uso fino alla fine e poi le butto. Vediamo fino a dove le posso usare e via. Anche le altre forse le avevo pagate poco di più, ma più o meno uguale, forse 250 euro quattro gomme, no? Considerando che le gomme cosa fai? Le usi e dopo, you know what I mean? No, cerco di non spendere subito 500 euro per quattro gomme, anche perché tanto anche quelle ti durano la stagione, magari la stagione no. Dipende sempre quanti chilometri fai. Insomma, la scelta della gomma è sempre un po' particolare, devi avere sia quelle estive, devi avere quelle invernali, puoi avere anche le all season, ma se sei in zona di montagna con le all season va bene che tanto hai il 4x4 e magari le all season vanno bene, ma fanno la differenza nella frenata. Va bene che tanto con questa arrivo agli 80 all'ora, no? Queste ruote qua sono montate per arrivare a una velocità di 160. A 160 qui. A proposito di velocità e sicurezza, ho letto sul sito globusk.ru che la sicurezza di questa macchina, del 452, in caso di incidente, la tua sicurezza è del, considerando che non ci sono airbag, considerando che il frontale è proprio frontale, nel senso che c'è il volante e poi c'è lo screensaver, no? Ecco, in caso di incidente frontale le probabilità di salvezza sono del 30%. Comunque io vado sempre piano, cioè con questa macchina vai sempre piano, anche perché intanto forte non ci va, no? E quindi decente, insomma, arrivi a quella velocità. Con suerte llegas hasta los 90, con suerte. Llega hasta los 90, però consumi già troppo, ai 90 all'ora ti consuma già tantissimo, e difatti la casa ti dà un consumo di 15, no? Ma invece arrivi anche a 17. Birbantella. Arrivi anche a 17, consuma parecchio. Quando l'avevo appena presa, che sono andato fino da Livigno, sono sceso a Venezia, da Venezia sono andato a Berlino, gli euro, no? In fumo proprio così, con la benzina, non avevo ancora messo l'impianto a gas. E allora, insomma, ora con l'impianto a gas sì, risparmi, consuma, no? Però risparmi perché costa di meno, però consuma. Anche
anche la Mini Minor comunque non scherza. Volevo prendere uno trasmettitore FM da mettere qua, però penso di no. Ne avevo già comprato uno e andava anche bene in realtà, solo che non avevo la radio. L'avevo messo e dopo, perché cosa mi succede? Che compro magari gadget che poi tengo, che poi non uso e che poi porto al mercatino. Che te li compri a fare? Compro delle cose, no, ho comprato adesivi che poi cambio idea e non li metto. Adesso ho già in mente di metterne uno mega, no, con montagne e alberi. E poi mi dico, ma tienla normale, infatti già adesso inizio a staccare le stelle, stelline, la notte vicina, no? Capra capretta che brochi l'erbetta, buona mangiatina di sale da cucina, il sale è salato, la bimba è nata. E allora compri cose e dopo gadget. Avevo comprato la radiolina, quella lì Bluetooth che metti, ma è una di quelle da doccia e quindi non è che si sentiva tanto bene. Va bene dentro la doccia, vabbè, ma insomma vediamo un po'. Quindi no, tornando alle gomme, sono, io penso che vadano bene perché sono morbide, no? Per l'inverno, se si toccano i tacchetti, appunto, sono morbide per l'inverno, quindi vanno bene. Quelle che ho quella che ho invece dietro, quella di scorta, è molto più tough, molto più dura. Però anche parlando con il meccanico mi fa appunto che vanno bene, sono radial, quindi e che cosa vuol dire che sono radial? Radiano la strada, capito? Cioè a loro la strada non gliene frega niente, la radiano. Siamo al passaggio a livello. Siamo al passaggio a livello. Ecco perché devo mettere un'altra telecamera, perché così faccio uno switch professional made. Sono appena stato al meccanico perché sono andato a fare due compere, sono tornato e c'avevo la macchiettina d'olio che controllo sempre e ho visto la macchiettina d'olio appena fresca. Mi ha detto che non c'era nessun problema, che c'era giusto un piccolo leaking. Vediamo tra un 100 km di nuovo come saremo messi. I love my Watts. I really love it. Una cosa che c'è è che scalda parecchio il motore. Scalda abbastanza il motore. Non so se ci sarà qualcosa da guardare, perché si scalda parecchio. Non so se è normale. Considerando che ce l'ho proprio qua, no? È vero che la temperatura è anche alta, però mi sembra che, non so, che scalda, ma che ne so, I don't know. So che si scalda abbastanza, magari è normale. Non è che brucia, però si scalda. E non ho fatto troppi chilometri, avrò fatto 40 chilometri, forse 40, sì sì, 40 chilometri. Vogliamo fare 50? Dai, facciamo 60 chilometri. Ma si scalda, 60 chilometri che si scalda, questo dovrebbe essere un trattore, si scalderebbe, si dovrebbe scaldare, anzi dovrebbe macinare piano piano, che macina, si scalda, ma dopo più chilometri, immagino io, magari immagino male. Niente, aspettiamo che passa il treno. E
Auream quisquis mediocritatem digitit tutus, caret obsoleti sordibus tectis, caret invidenda sobrius aula. Saevius vivis agitatur ingens pinus, excelsae graviore casu decidunt turres. Feriunque summos fulgura montes. Capisci com'è? Una cosa che c'è quando nella frenata mi ricordo che con quelle di prima si sentiva fare cioè si sentivano proprio i tacchetti, no? Si sentivano proprio i tacchetti. Invece con questo qua la frenata rimane più pulita, più liscia. Invece là prima sentivo, non che andasse a scatti, però nella frenata, cosa fa questo cane? Passa o non passa? No. Nella frenata si sentiva proprio il rumore dei tacchetti. Qua, mi sembrava quasi che le gomme toccassero la conca, no? La conca della ruota. Dava quasi quell'impressione. E invece adesso questa cosa qua non c'è più. Niente, mi trovo bene. Adesso le proveremo quest'inverno. Dovevo partire qualche giorno fa per l'Italia, mentre invece partirò più tardi perché vado a fare insieme a mio figlio, andiamo a fare la comparsa in una serie televisiva The Barbarians, andiamo a fare la comparsa in quanto legionari. Siamo andati in un video passato, due o tre, insomma in qualche video che ho postato, ho fatto il video di questa zona vicino a Cracovia dove sono tutte queste cupole. Ecco, lì eravamo andati a provare i costumi, no? Dei costumi bellissimi. Infatti questa serie ha avuto successo proprio per via dei costumi. Io in verità ancora non ho guardato né la prima serie né niente. Cioè Netflix per me è proprio... non lo guardo, insomma. Ce l'ho, mia moglie guarda Netflix, i film, io non lo guardo. Cosa volevo dire? Ecco, e quindi niente, facciamo questa comparsa di 4 giorni, 5 giorni, dal 20 al 24, poi sarebbe anche dal 29 al 30, però io devo partire subito al 25. E quindi dal 20 al 24 comparsa cinematografica, serie televisiva The Barbarians, dove il sottoscritto, munito di elmetto, mantello, corazza, una figata, davvero bellissima, bei costumi, ecco, come si chiama? Legionario, vedremo come sarà, la cosa sembra simpatica, un po' meno le scarpe. I sandali facevano un male, molto male, uno, il destro, il sinistro ancora, ma il destro mi faceva molto male perché sono tutti lacci incrociati di cuoio, quindi mi faceva molto male, solo che hanno già messo, stavo pensando per cambiare questi sandali, solo che hanno già messo tutto quanto il materiale che uno prova, te lo mettono dentro una borsa, no? Con il tuo nome e il tuo numero, al che fuck it, al che non è che posso dire cambiatemi i sandali, quando sarà, vabbè, se dovrò scontrarmi contro The Barbarians mi scontrerò più incazzuto proprio per via del male al piede,
come diceva Salvador Dalì, che lui metteva le scarpe strette perché quando così arrivava di fronte al pubblico aveva più questa shashava. You know what I mean? Va bene, dai. Vediamo come va.